Questo di qua, dice? Sì. Vista di estristai. Scrignetto. Maniglia rotta. Oh. Allora, il primo pokerello che trovo me lo faccio leggere. Ce l'abbiamo fatta. E questo è il meccanismo di sblocco? Ratchet. Bestia, esiste un altro modo? Fatevi da parte. Bravissimo, bestia! Ha funzionato? Sì, la rete di viaggio della velosfera dovrebbe essere funzionante ora. Da qui possiamo viaggiare velocemente verso una qualsiasi delle altre stazioni, compresa quella della base celeste. Ehi, questa cosa è velocissima! Ehi, Tix! Ehi, come va? Stiamo facendo progressi, ma abbiamo appena perso Rishan. Cosa? Lo vedo proprio lì! È solo un fantoccio vuoto, il vero lui non c'è più. Un po' inquietante, un po' interessante. Oh, ciao a tutti! Adesso lo esamina, riesce a capire chi è anche lui? Aveva capito anche chi era la grande aquila, quindi immagino che capisca. Sobno è vetro vivo. Sobno? Molto piacere, io sono Tix. Molto piacere, mi chiamo Bestia. E allora, stavo esplorando vicino a Repin e si è aperta questa velosfera. È stata opera vostra? Questa ha riportato l'energia. Possiamo usarla per raggiungere la base celeste. Oh, mi unirò a voi allora. Devo vederla. Va bene. Base celeste è l'unica opzione. Che non ci sia alcun gigante che mi prende a calci da qualche parte o mi sputa in giro. La base celeste, ce l'abbiamo fatta. Cosa cerchiamo esattamente? Qualunque cosa impedisca la produzione di nuvole. Deve esserci una sala di controllo da qualche parte. E se troviamo quel dannato catalizzatore? Forza, diamo un'occhiata in giro. No,
nuova storia sbloccata. Andiamo a leggerla. Quando gli uomini uccello accettarono l'accordo di Eforul, egli sapeva che concedere alla loro specie l'accesso alla magia mentale sarebbe stato facile per lui. C'era solo il problema di dare loro un proprio dio da adorare. E così, come sempre, quando un problema non serviva a far progredire la sua ricerca, delegava. I Songster erano costruttori capaci. Non erano esperti di tecnologia come gli umani che avevano costruito la base celeste, ma a lui serviva solo una costruzione gigantesca e senza trucchi. Con gli opportuni incentivi sotto forma di ostaggi, Eforul mise T'Kor al comando. Si formò una squadra e insieme iniziarono a costruire le sacre guglie, con al centro il suo finto dio, il gigante Estristae. Ma T'Kor non era uno sciocco. Sapeva fin troppo bene che Eforul non si sarebbe fermato finché ogni singolo brandello di vita non fosse stato sfruttato o corrotto. La terza notte i cantori eseguirono un canto rituale per evocare nella mente di T'Kor una visione del futuro lontano. La base celeste, il regolatore del clima, si è corrotto. La morte di tutta la fauna e la flora. La megalopoli completamente rasa al suolo. La sua terra ridotta a un oceano di sabbia blu. Gli esseri umani tecnologicamente avanzati, con l'anima staccata dal corpo e legata ai cyborg da una macchina malvagia. Costretti a vivere nella disperazione, le loro menti cibo per un mostro marino in crescita. Un mondo senza sole, senza speranza e la luna, sprofondata nelle profondità abissali. E il suo stesso popolo, che destino crudele. Eroi del futuro, l'unica speranza di questo mondo, capaci ma senza alcun mezzo per raggiungere la base celeste, con il potere disconnesso. La visione svanì e T'Kor concentrò la sua mente per provare a realizzare quello che aveva visto. La mattina dopo si svegliò con un proposito. Quando sarebbe arrivato il momento, gli eroi avrebbero avuto la scintilla necessaria per reclamare il loro mondo. La soluzione doveva essere così semplice da risultare invisibile ad Eforul e alla sua mente elitaria. E così costruirono Estristae su un binario verticale collegato alla rete elettrica del pianeta. Come tocco finale, innalzarono un enorme lastre di pietra che la statua gigante tenne saldamente in mano. La forma più primitiva di batteria che, quando cadeva, si incastrava sulla rotaia e restituiva energia alla rete. Il loro piano funzionò. Eforul lo scrisse come una scelta puramente artistica. I secoli passarono e, con l'ascesa del Carnefice, il mondo rimase indifeso di fronte alle visioni di sofferenza e distruzione di T'Kor. Tutto il tempo Estristae rimase lì, senza ricevere nemmeno un secondo sguardo da Eforul. Per secoli e più il dispositivo di sicurezza è stato nascosto in Bella Vista, pronto a sostenere gli eroi del futuro nel loro ultimo disperato tentativo di recuperare questo mondo. Mentre T'Kor non sarebbe vissuto per vedere il giorno del loro arrivo, morì sapendo che il suo mondo e la sua gente avevano almeno una possibilità. Fine. Che tristezza. T'Kor era l'amico di Bestia. Voglio questo scrigno. Ok. Sono andata. Ok.
spostando. Ok. Siamo nella zona iniziale. Utile da sapere. Vabbè, ma quanto in alto siamo andati? Che bello però. Va bene. Cosa mi attivi? L'ala più grande ha subito gravi danni dopo la collisione con un asteroide. Era bloccata per la sicurezza dell'equipaggio. Sovraintendere. Negata. Le misure di emergenza non possono essere annullate. Ma... Toh. Proseguiamo. Okay. Ok. Ma io lì come ci arrivo? Ah, così. Mantello di scintillio. Sughero di palissandro.
pressione dell'ala nord stabilizzata, accesso consentito. Allora, ok, si alzano e si abbassano gli azzurri e i rossi. Spartito musicale. Pacchetto domande. Stiamo andando. Plasma. Qui da dove siamo arrivati noi? Sì. E allora andiamo ancora a sinistra. Oh oh. È un
laggiù. Il catalizzatore. Intrusi nel centro di comando. Modalità di combattimento. Pronto, Sail? Ci puoi scommettere. Ok, via il primo muro. Via il secondo muro. Adesso ti faccio un culo grande come una capanna. Bene. E il catalizzatore è andato. O almeno. Non so. È ancora lì. Oh oh, non sta bene? Sarai, stai bene? Che domanda del cazzo? Oh, flashback, che brutto. Poveretti. Io ora mi ricordo. Curatore dell'anima. Eh? Che cosa è successo? Non ha importanza in questo momento. Controlliamo il modulo di controllo. Deve essere questo a creare le nuvole, ma... Non ho mai visto nulla di così complicato. Cedric, dimmi che hai trovato qualcosa. Scansione. Negativo. Livello di crittografia troppo alto. Non posso usarlo. Bestia? Scusa, Sera, il mio popolo era composto da costruttori e maghi. Le meraviglie della tecnologia sono un mistero per me. Eravamo così vicini. Aikor. Chiedo scusa, una parola se posso? Ehi, guardate qui! Il catalizzatore è ancora vivo! Per favore, un momento! Non sono malvagio, sono stato costretto a operare all'interno del catalizzatore contro la mia volontà. E devo dire che me la sono vista brutta. C'è da credergli? Puoi aiutarci a fermare la creazione delle nuvole? Credimi, vorrei poterlo fare. Ma ahimè, l'unica funzione a cui ho accesso è quella usata per attaccare le anime alle macchine. La mia banca dati contiene comunque molti schermi relativi alla base celeste. Puoi darceli? Mi dispiace, ma è tutto criptato. L'accesso è praticamente impossibile. Oh sì? Mi chiedo se... Ha funzionato? Quindi solo un mucchio di documentazione e progetti complessi. Non c'è nulla qui che riguardi l'uso diretto della console. Gli ingegneri esperti di tecnologia possono dedurre le funzioni principali dalle scenografie e dagli schemi. Azione consigliata, trovare qualcuno più intelligente. Ehi, che ne dici di Kyle e dei suoi amici al castello dell'orologio? Sono piuttosto bravi in questo genere di cose, vero? Vale la pena tentare. È una pista. Forse possono entrare anche nel nucleo dell'intelligenza artificiale. Vieni con noi. Per favore, sii gentile. Ok, è ora di tornare un po' nel nostro mondo natale. L'ingresso del Mare delle Stelle si trova a sud-est delle Sacre Guglie. C'è anche una stazione di velosfera nelle vicinanze. Affrettiamoci. Thank you.
scrigno, grazie. Circuiti. Allora, ce ne andiamo da qui. Viaggia verso il mondo di origine? Sì.